La cugina del fratello dello zio è positiva? Vabbè, ma contatto indiretto. Ah, pure tu sei positiva? Ma scusami, chi non cerca non trova, quindi se io non faccio il tampone non saprò mai di essere positiva. Faccio il tampone. Però dopo se sono positiva non posso andarci. E non faccio il tampone. Però così infetto la mia famiglia. Ma come sei positiva pure tu? No, ma non è COVID. Sì, salve, abbiamo prenotato per la cena di Capodanno in 40, ma 37 hanno il COVID. Siamo in 3, si può fare comunque? Ma come tuo fratello è positivo? Non nominarmi nel tracciamento. No, no, no. No, ma non è paura. È che proprio non mi fido. Non mi fido delle circostanze. Come, scusa? Cosa hai appena fatto? Hai tossito. No, era un tossito. Esci da casa mia. Esci da... Sintomi variante. Ecco, ecco, ho il COVID. Lo amo, ma non può saltare la festa. Per una volta che c'eravamo io, lui e l'alcol. Vabbè, se sei positiva tu me l'attacchi e faccio la quarantena insieme. Ma no che non sto scherzando, ma secondo te sei positiva? Scommetto che hai ignorato il TikTok che ti ho mandato. Ma come, quale? Devi interagire per avere il miglior capodanno della tua vita. Ma se siamo tutti positivi possiamo fare una festa tra positivi? Ma TikTok diceva che sarebbe stato il capodanno più bello della mia vita.